Omaggio a Dino Risi al Festival delle Cerase, la 23esima rassegna di Palombara Sabina ha premiato Paolo Virgì. È dato a tutta la vita davanti il film di Paolo Virgì sul precariato giovanile, il premio del Festival delle Cerase. Mario Baccianini. Una ciliegia tira l'altra. Compie 23 anni il Festival delle Cerase di Palombara Sabina, che si svolge da sempre nella piccola sala del nuovo teatro di Silvio Luttazzi, ideatore di questo piccolo grande festival del cinema italiano di qualità, i cui protagonisti ricevono olio e ciliegie della Sabina ancor più gradite di quelle d'oro assegnate in premio. Una cerimonia senza sfarzi condotta da Daniela Miniucchi e dal direttore artistico Franco Montini. Premio miglior film a Tutta la vita davanti di Paolo Virgì, che affronta con humor i problemi del precariato giovanile. Per la miglior regia a un suo allievo Claudio Cuppellini per il suo primo film Lezioni di cioccolato. Miglior film rivelazione La ragazza del lago di Andrea Molaioli. Miglior attore il simpaticissimo Valerio Mastandrea, protagonista del film di Virgì e di Non pensarci di Zanasi. Miglior attrice Antonia Liscova, interprete di Anis tra di noi di Puccioni. Premi speciali a Matteo Garrone, regista di Gomorra che ha trionfato a Cannes, a Caterina Vertova, grande attrice colta e raffinata prediletta da importanti registi italiani, al produttore Domenico Procacci, premiato dal sindaco di Palombara Paolo Della Rocca, e a un grande vecchio del cinema italiano, il regista Giuliano Montaldo. Erano anni che il cinema italiano non raccoglieva successi così clamorosi, e il fatto che poi i nostri due film che hanno trionfato a Cannes, Il Divo e Gomorra, stiano andando in maniera meravigliosa anche nelle sale italiane, al di là forse di ogni più rosea previsione, è un segnale molto importante e molto positivo.